Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, stasera andiamo a commentare la partita di ieri, svoltasi alle ore 14 all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconitani. La partita in questione è Pisa Inter, vinta dal Pisa per 3-2. La formazione oggi è scesa in campo con le idee giuste e la mentalità giusta, ma andiamo a vedere la sua formazione che ha messo in campo D'Angelo. Quindi un 4-3-1-2 con Loira tra i pali, Birindelli, Benedetti, Meroni, Belli, quindi Gucker, Mazzitelli, Marin, Mastinu, Sibilli, Marsura. Questa la formazione. Bene, che dire, una bella partita, io mi sono divertito. Primo tempo il Pisa l'ha giocato veramente i primi 20 minuti in avanti, bene con Sibilli, bene veramente, bravo Marsura, e poi Gucker, Mazzitelli, Birindelli e anche Mastinu, è piaciuto, insomma un po' tutti, ecco. Ma io direi che Sibilli forse è quello che ha dato forse qualcosa in più. E nulla, comunque, nonostante questo, al 24esimo apre le danze Kutsopias e quindi l'Entella si trova in vantaggio di una rete a zero. Io fino a quel punto, no, secondo me non era meritato il vantaggio dell'Entella, ma non c'è niente da fare. È così, quando al 37esimo Birindelli assist per Belli, Belli fa un bellissimo tiro al volo e batte il portiere dell'Entella e quindi riporta la situazione in parità, quindi Pisa 1 Entella 1. Secondo tempo fondamentalmente dice poco, vede sempre un Pisa in avanti propositivo, tanti tiri veramente, tiene bene il centrocampo, il Pisa arriva a tre quarti, quando si va alla conclusione pecca un po', vabbè. E poi quando al 70esimo Poli entra su Birindelli in ritardo e quindi l'arbitro concede il massimo penalty battuto da Marsura, bellissima rete, quindi un rigore trasformato da Marsura, bello, teso, insomma un rigore veramente tirato come si deve. Bene, 6 minuti dal 70esimo, quando diciamo così Marsura ha segnato il 2-1 per il Pisa, al 76esimo un Pisa veramente propositivo in avanti ha dato tanto, quando al 76esimo Sibilli pennella per Palombi e Palombi rifinisce in rete, quindi 3-1. Io ho detto a questo punto, diciamo così, la partita io pensavo fosse conclusa, ma dopo un minuto Dragomir segna il 3-2 per l'Entella. Secondo me Loira non era piazzato bene, comunque 3-2. E poi da quel momento in poi sì, qualche azione nostra, qualche, ma la partita fondamentalmente si è avviata alla fine senza più grosse occasioni né da una parte né dall'altra. Bene, che dire, la partita fondamentalmente bella, i ragazzi ci hanno regalato insomma la vittoria di fine stagione, di fine campionato, e quindi è stato veramente, io insomma sono stato contento. Poi avete visto poi ieri sera non ho fatto il video perché sono andato in trasmissione alle Nerazzurri, insomma eccetera eccetera, e quindi niente, lo faccio oggi, ma no, voglio dire, va bene lo stesso, niente di, va bene. Poi che dire, io vi faccio vedere qual è stata la fotografia del fine campionato, e quindi allora praticamente sostanzialmente il campionato quest'anno è finito così: in Serie A salgono l'Empoli e la Salernitana, complimenti ad entrambe per il bel campionato disputato. Dopodiché ai playoff vanno Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Chievo e Brescia. Per quanto riguarda le retrocessioni, Entella, Reggiana, Pescara, Cosenza. Questa è la fotografia di fine campionato. Che dire, play-out che non si giocheranno, perché avete visto con la regola dei 5 punti. Poi tra l'altro mi sembra sia la prima volta, se non erro, che non vengono giocati i play-out, proprio per questo discorso della regola dei 5 punti. Va bene, e che dire, io a questo punto andiamo a vedere le partite che ci saranno il 13, giovedì 13, alle 18 si giocherà Cittadella-Brescia e alle 21 Venezia-Chievo.
per quanto riguarda queste partite sono a sconto diretto, no? Sapete, quindi chi perde esce senza diritto di replica, ecco, insomma, in sostanza. E andranno ad affrontare il Monza e il Lecce, finite terze, no? Quindi praticamente le semifinali, queste due che vinceranno andranno ad affrontare il Monza, chi vincerà tra Cittadella e Brescia, e il Lecce dal Venezia e Chievo, insomma. E quindi ci saranno lunedì 17 le prime partite di queste, sono semifinali, quindi avranno un'andata e un ritorno. Dunque la prima si svolgerà alle 18:30 e il Lecce giocherà alle 20:45, quindi chi affronterà il Lecce alle 20:45, chi affronterà il Monza alle 18:30. Dopodiché ci saranno le semifinali e la seconda, cioè praticamente il ritorno delle semifinali, il 20, quindi chi affronterà poi il Lecce alle 18:30, chi affronterà il Monza alle 20:45. Ok. Dopodiché ci sarà poi, insomma, le semifinali, poi vabbè, poi si vedrà, ecco, andando avanti poi vedremo come chi sarà in finale e via via discorrendo, insomma, inutile ora andare avanti ad accercare, perché insomma finché non si giocano le semifinali non si saprà chi andrà in finale. Bene, io seguirò sicuramente i playoff e farò un video come ho fatto l'anno scorso, via via, insomma, tra aggiornati sui risultati dei playoff. Bene ragazzi, che dire, se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.